La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale, un team di professionisti per la tua sicurezza. Eccoci qua, buonasera, benvenuti a Fuori Gioco e come ogni lunedì ricchi di gioia e felicità in compagnia della meravigliosa Federica vi diamo il benvenuto a questa trasmissione. Ciao Federica, come stai? Ciao Franco, molto bene, grazie, in relax dopo questo diciamo weekend. Diciamo che questo verde speranza ti dona molto. Bene, mi fa molto piacere, grazie. Qui seduto di fianco a me c'è sempre il nostro Federico Formisano, responsabile del sito www.calciovicentino.it. Buonasera Federico. Anch'io carichissimo, perché soprattutto adesso posso andare nei campi di calcio e sta cosa finalmente mi riempie di gioia. E con questo entusiasmo andiamo a presentare l'ospite di Bassano. Eccolo qua, benvenuto tra di noi Giovanni Guccione, grande centrocampista, trequartista, attaccante, dopo mi dirai tu come ti definisci, perché con i piedi buoni che hai puoi giocare in qualsiasi parte dal centrocampo in attacco e fai ottima figura. Benvenuto tra di noi Giovanni, come stai? Tutto bene? Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Tutto bene. Ricordiamo per chi ci sta seguendo da casa che Giovanni è oggi un giocatore del Bassano e tra le altre ieri ha giocato la partita dell'ex, perché ha giocato in quel di Montecchio contro la sua ex squadra dell'anno scorso. Quindi c'è stato un 0-0 che il risultato potrebbe sembrare una partita noiosa, io che l'ho vista da casa invece devo dire che è stata una partita molto tattica ma anche tecnica e anche ricca di occasioni, insomma, ecco, quindi io mi sono divertito a guardarmi. Tu dal campo ti sei divertito? Beh, oddio, io mi sono divertito un po' meno perché c'erano 26-27 gradi e quindi è stata una bella fatica. Che, come hai detto tu, è stata una partita molto tattica perché si vedeva che nessuno delle due squadre voleva innanzitutto perdere, perché comunque non è che ci nascondiamo, anche il Montecchio è una delle favorite alla vittoria. Diciamo che ci siamo studiati per bene, se qualcuno di due avesse fatto gol nessuno poteva dire niente, insomma, però il pareggio dai è stato il risultato più giusto. Tra l'altro voi siete scesi in campo, se non erro Giovanni, con parecchie assenze, no? Mancavano parecchi giocatori, soprattutto al centrocampo il mister Maino, che abbiamo avuto ospite qui l'anno scorso, si è dovuto inventare nuovi ruoli, no? Anche giocatori fuori ruolo, confermi quello che sto dicendo Giovanni? Sì, confermo, perché comunque mancavano sia Peotta e Carraro, che sono due giocatori importantissimi per noi e comunque anche per questa categoria, perché secondo me sono fuori categoria. È normale che non ci sono alibi o scusanti, perché tutti i ragazzi che siamo nella squadra sono tutti bravi, potrebbero giocare chiunque, però è normale che avere delle armi in più, avere dei ricambi sicuramente è una cosa positiva. Ma cosa che dove ieri non avevamo. Ascolta un attimo, prima Franco ha detto che tu l'anno scorso giocavi a Montecchio, giusto? Che sensazione hai avuto adesso a giocarci contro? Ma diciamo che li avevo già giocato contro in Coppa e quindi la prima da ex era già passata. È normale che comunque ho fatto solo 3 mesi, perché poi col Covid l'anno scorso hanno fermato tutto. Ho legato tantissimo con i miei ex compagni, però insomma quando si ritorna nel posto in cui c'è stato, un po' di emozioni ci sono sempre, quindi è sempre stata una cosa positiva, non negativa, questo è sicuro. Ma ti sentivi un po' in difficoltà oppure dicevi beh, questo so già come gioca, adesso ce la faccio io? Paradossalmente io preferisco non conoscere i giocatori, perché non conoscendoli li affronto a viso aperto e invece conoscendo praticamente tutti sapevo i loro pregi e i loro difetti e quindi magari mentalmente un pelo mi condizionava, ma poi alla fine tutto, quando si gioca tutto passa in secondo piano. Ma allora perché dai, facciamo perché così Giovanni, facciamo così, visto che si sa che quando si gioca tra amici contro durante la partita sotto banco ci si dice qualche bella parolina, me ne racconti qualcuna di particolare che vi siete detta tu e il tuo amico dall'altra parte, insomma, dai, così facciamo. Beh, ti racconto questa, stavo
Due avvenimenti. Ero sul calcio d'angolo, arriva Cecco, il centrocampista anti a difesa, e mi tira una spallata e mi fa: va che ti marco io, non ti faccio passare neanche morto. E ci siamo messi a ridere. E poi dopo è venuto Santa Caterina, quando mi hanno fatto un fallo, e mi ha detto: dai, smetti di tuffarti, e mi ha dato la mano per tirarmi su. Però insomma, ridendo e scherzando, alla fine questo è lo spirito giusto. Assolutamente. Tutti vogliono vincere, però alla fine è normale che quando restano le amicizie, quelle ci sono sempre. Proprio così. Secondo te, comunque, Giovanni, adesso che sei arrivato a, possiamo dire, vestire la maglia più importante in assoluto, che è quella del Bassano, per piazza, per storia e quant'altro, ritieni che nonostante il pareggio, i due pareggi iniziali, comunque i presupposti per fare, per conquistare la promozione ci siano comunque, ci sono tutti? Sei ottimista? Sì, beh, i presupposti ci sono, è normale che bisogna vincere. Adesso domenica abbiamo già una partita importante, ed è un treno che è partito e noi dobbiamo ancora salirci sopra. Domenica abbiamo una partita importante dove bisogna vincere a tutti i costi, anche se secondo me è un campionato tanto strano e potrebbe veramente vincere una squadra che all'inizio non nessuno quotava. Vediamo, purtroppo bisogna vivere partita per partita e vedere quello che succede di domenica in domenica. Però, perché anche, dimmi, scusa. No, stavo pensando, Giovanni, che comunque da domenica scorsa che vi avevo visto contro il Camisano a ieri che vi ho visto contro il Montecchio, la cosa secondo me che risalta più importante per voi, per il vostro futuro, è sicuramente che la resistenza è durata molto di più, mentre col Camisano vi abbiamo visto bene nel primo tempo, nel secondo tempo ci si è visto più azioni individuali che di squadra. Ieri io ho un ricordo che anche al 91esimo siete partiti dal basso e avete fatto girare palla a terra e con i movimenti giusti, quindi vuol dire che un'idea di gioco c'è ed è molto anche convincente. Cosa dici? Diciamo che la partita di Camisano è stata una partita un po' strana, perché dopo 10 minuti del secondo tempo sei rimasto in 10 e quindi lì a quel punto tutto il gioco vuoi non vuoi salta. Lì puntavamo solo a non prendere gol, perché comunque eravamo uno in meno, e invece ieri anche gli ultimi 20 minuti, insomma quarto d'ora, potendocela giocare a viso aperto, abbiamo cercato di giocare e per sfortuna insomma la palla non è entrata. Peccato, perché insomma sarebbe stato bello conquistare i 3 punti. Ma tra l'altro, tu non so se lo sai, ma noi abbiamo la fortuna qui in studio di avere appunto Federica, che tutti conoscono per la sua eleganza, ma poi in realtà anche una grande intenditrice di calcio. E prima, bevendo il caffè, mi diceva: ma sto Giovanni, in realtà, qual è il ruolo che predilige? E siccome lei è un po' timidina, non ha il coraggio di chiederlo, te lo chiedo io: ma scusami, tu preferisci giocare esterno, giocare centrale? Cioè, qual è il ruolo dove ti senti proprio a tuo agio perfettamente? A prescindere ma che sai, tu puoi giocare dove vuoi, perché hai la tecnica fine, e ti faccio i complimenti, Gio. Beh, questo ti ringrazio, non mi reputo un giocatore tecnico comunque, mi piace, a me comunque piace stare davanti, col calcio che c'è adesso non, diciamo che i ruoli non ci sono quasi più, perché si attacca e si difende tutti insieme, diciamo che mi piace giocare dalla tre quarti in su, dopo dove capita non è un problema, perché comunque... Quindi ti è indifferente se stanno centrale? Posso fare io una valutazione che è questa, no? Allora, le ho viste tutte e due le partite del Bassano, in presenza tra l'altro. Nella prima occasione ha giocato Munarini e tu sei entrato nel secondo tempo. Ieri hai giocato tu dall'inizio e poi è entrato Munarini. Ma secondo te potreste anche convivere voi due come giocatori? Cioè, nel senso che siete due giocatori, va bene, siete due prime punte, ma con caratteristiche diverse, secondo il mio modo di vedere. No, assolutamente sì, noi possiamo convivere bene insieme in campo senza problemi. Il problema è che la partita di Camisano è stata la prima particolare, perché ci sono delle vicissitudini sotto che non mi va di dire adesso, però comunque sì, secondo me io e Muna potremmo giocare benissimo insieme, anche perché fortunatamente nessuno di noi giocatori è doppione con l'altro. Quindi insomma, se la domanda è e ti rispondo di sì, possiamo convivere senza problemi. Bene, Gio, veniamo a noi. Tu sai che io sono bassanese e volevo chiederti una cosa. La piazza di Bassano è molto ambita, no? È una piazza molto affascinante. Pensi che si meriti la categoria? Secondo me sì, per tutto quello che c'è dietro, per l'organizzazione, per la città, per come vivono il calcio, diciamo che vedere Bassano in queste categorie
Dispiace, ma dispiace anche vederla in Serie D. Secondo me una città come Bassano deve minimo ambire a avere i professionisti in casa. È ovvio che con le varie vicissitudini che ci sono state in passato non potevano fare altrimenti. Io in questo momento sono qua e cercherò di contribuire per, finché posso, insomma, per portarli su il più possibile, questo è sicuro. Che dai, bravo ragazzo! Lancia un obiettivo, quanti gol facciamo in questo mini torneo, Giovanni? No, io non questi obiettivi qui non li lancio perché... Siamo scaramantici o Bassano, l'hai imparato mica nel discorso tu? Allora, ti ringraziamo per questa ultima domanda, Giovanni. Aspettaci un attimo lì, andiamo un attimo in pubblicità. Torniamo subito qui a Fuori Gioco. Trattamenti all'avanguardia e biotecnologia cosmetica avanzata per regalarti un nuovo concetto di bellezza. B-Beauty è la tua oasi di benessere, dove prenderti cura della tua immagine e regalare una dimostrazione d'amore al tuo corpo in un ambiente sereno e confortevole. Siamo a Bassano del Grappa, in via Cadolfina 42. Vieni a trovarci! Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Wi-Fi Web. Connettiamo il territorio. Eccoci qui tornati a Fuori Gioco. Adesso è arrivato il consueto momento di dare la parola al nostro Federico Formisano. Allora, campionati praticamente ancora fermi perché si va ai recuperi e quindi si è fermata sia la Serie B che la Serie D, dove abbiamo le squadre vicentine. La Serie B riprenderà la settimana prossima, poi avrà le ultime quattro partite. Vicenza è relativamente tranquillo, speriamo che reagisca alle tre sconfitte consecutive che ha avuto nelle ultime partite prima della sosta. Per quanto riguarda invece le due vicentine, dovevano giocare ieri, ma tutte e due sono state fermate per problemi di Covid e riprenderanno la settimana prossima, sia la Zignano che il Cartigliano. Hanno ancora le ultime partite da giocare. Entrambe le nostre squadre vicentine potrebbero ancora inserirsi nel discorso playoff, lo vedremo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, sto seguendo con molta attenzione questa fase, diciamo che è molto interessante, ne abbiamo parlato già anche con Giovanni Guccione, la settimana scorsa ne avevamo parlato con Francesco Maino, è un campionato stranissimo, 8 partite, 9 squadre solamente, un turno di riposo, quindi tutta una serie di situazioni che si risolveranno solo alla fine. C'è tantissimo equilibrio, praticamente l'unica squadra che aveva vinto la settimana scorsa questa settimana ha perso in testa alla classifica in maniera abbastanza inopinata perché non era tra le favorite. C'è il Camisano che ha 4 punti, ha pareggiato con il Bassano e ieri ha battuto il Valgatara. Quindi diciamo che è un girone estremamente equilibrato da cui verrà fuori una squadra che andrà in Serie D. E ne vedremo sicuramente di belle fino alla fine, sarà sicuramente molto molto combattuto e tra l'altro se adesso come abbiamo visto ieri scoppia il caldo senza una preparazione adeguata sarà anche veramente dura. Bene, Giovanni, in merito proprio a quello che ha appena detto il nostro esperto Federico Formisano, ti chiedo, so che voi comunque durante l'anno siete riusciti alternandovi ad allenarvi, no? Almeno 2 volte alla settimana. A livello di preparazione atletica, come ti senti in questo momento della stagione? Ti senti abbastanza in forma? Vi sentite abbastanza in forma? Come lo vedi? Beh, noi abbiamo avuto la fortuna e comunque ci alleniamo già da gennaio, ci allenavamo 2 volte a settimana in vari divisi, in vari gruppi, quindi non siamo mai stati completamente fermi. È normale che allenarsi non è giocare a calcio. Sì. Giocare a calcio lo fai facendo le partite,
Infatti ti dico una cosa che più stiamo soffrendo, ma non solo noi del Bassano ma un po' tutti, è il fatto che non si potesse fare un'amichevole. E quindi noi stiamo facendo un campionato senza fare un'amichevole, senza fare niente, e purtroppo la benzina la metti così giocando. Quindi è un campionato strano sotto tutti i punti di vista, questo è poco ma sicuro. E per quanto riguarda la storia dei tamponi? I tamponi li facciamo ogni venerdì, noi ogni venerdì prima dell'allenamento facciamo i tamponi, studiamo l'esito e poi dopo andiamo a allenarci. Per adesso non ci sono nessun caso, a parte qualche isolamento all'interno della squadra di ragazzini che ancora vanno a scuola, che all'interno della classe hanno avuto dei casi, quindi sono autoisolati 6 giorni, però per fortuna per adesso tutto a posto, anche se purtroppo si sa che prima o poi ci capiteremo. Sì, ma è una cosa un po' scocciante fare il tampone ogni settimana o lo fai volentieri? Beh, dico, all'inizio più che scocciante era fastidioso anche. Invece ormai ci siamo abituati, non lo sento neanche più, alla fine dura 20 secondi sì. E andiamo, usciamo e basta. Anche perché ormai chissà sappiamo per quanto andranno avanti. Anche a dire questo. Vabbè, si andrà avanti tantissimo, anzi oserei dire che quello che sta succedendo a voi è un po' una prova per le riprese dei futuri campionati a settembre, presumo che voi state facendo un po' da cavia, secondo il mio modesto parere, presumo. Infatti, infatti c'è stata molta polemica perché arrivano solo l'eccellenza, però bisogna anche vedere qualche lato positivo. Il lato positivo è comunque se lo fa l'eccellenza lo possono fare anche altre categorie. E quindi è una prova a vedere come può andare per la ripresa di tutto il resto. Sì, sì, beh, poi bisogna dire anche una verità, perché stiamo sempre qua a criticare. E in verità la federazione aveva dato l'opportunità a tutte le categorie di riprendere. Esatto. Sono state poi le società, e io ne faccio parte di quelle, che ha deciso di non riprendere. Quindi voglio dire, se è ripreso solo l'eccellenza è per una scelta che hanno fatto le società. Quindi su questa cosa bisogna essere onesti e realisti e dire la verità. No, ma sai, a volte magari si fa della polemica inutile, perché voleva a tutti i costi riprendere a giocare a calcio, si voleva riprendere, poi quando hanno chiesto la società, il Veneto ha ripreso in 8 su 18. E quindi io dico, che senso ha allora far polemica, vuoi riprendere, per la fine dopo riprendono solo in 8. Ma viviamo, caro mio, in un paese dove la polemica è la cosa più semplice che venga fatta. Io conosco poche persone che trovano soluzioni e tante che criticano. È un dato di fatto che ormai non ci faccio neanche più caso, perché fa parte del mondo in cui viviamo oggi. Detto questo, tornando a questo argomento, ti chiedo una domanda molto, molto simpatica. Ti ritieni fortunato rispetto a tanti tuoi compagni di poter giocare a calcio in questo momento? Ah beh, quello sicuramente, perché le cose, uno sente la mancanza quando te le tolgono, così dall'oggi al domani. Comunque tra una cosa e l'altra era quasi 6-7 mesi che non giocavamo a calcio seriamente, quindi mi sento molto fortunato e per fortuna insomma sono anche capitato in una città ambiziosa che ha ripreso a giocare, perché ti nascondo che potevo anche essere in una società che diceva no, noi non vogliamo riprendere, sì. Quindi sarebbe stato completamente diverso. Quindi si sente un po' fortunato ad essere a Bassano, secondo me. Parlando un po' del tuo passato, a proposito Giovanni, prima di arrivare a Bassano abbiamo detto giocavi a Montecchio Maggiore, prima ancora invece vuoi raccontarci un po' del tuo curriculum, carriera, come è partito, settore giovanile in avanti? Ok, sì, beh, io prima di Montecchio giocavo a Caldiero, una società sul Veronese, che adesso certo. È in Serie D, ho fatto 3 anni lì, poi dopo, prima di Caldiero ero Adria. Poi ho fatto Villa Franca Veronese, Abano, insomma ho girato parecchie squadre, anche perché non sono un ragazzino, quindi ogni anno diciamo che ho cambiato, ma ogni anno ho cambiato non per volontà mia. Praticamente sei mercenario? No, non sono mercenario, capita la volta in cui o mi mandano via o non mi voglio più tenere, ma io sono andato via da Caldiero e il primo anno che sono arrivato a Caldiero ho detto io da qui non andrò mai via. O mi mandate via voi o io qui sto bene, e quando io sto bene voglio stare in un posto anche a vita. Il problema è che poi dopo il calcio è un mondo particolare dove la riconoscenza, la meritocrazia non esiste, e quindi hanno preferito fare altre scelte e io in automatico ho dovuto cambiare. Ma perché ti mandano via sempre, che non ho capito? Perché ha la lingua lunga. No, perché sono uno che parla tanto.
No, diciamo che sono andato via da Adria quando ho vinto il campionato, perché comunque volevo avere delle garanzie per la Serie D che non mi hanno dato, e quindi lì ho scelto di andare via solo a Caldiero. Gli anni, 3 anni che ho fatto a Caldiero sono stati forse gli anni migliori calcisticamente che abbia fatto, dove 2 anni fa siamo andati ai finali di Coppa Italia Nazionale a Firenze, abbiamo raggiunto obiettivi importanti, abbiamo chiamato in Serie D, e lì ho preferito fare altre scelte. La cosa che più mi ha deluso è il fatto che non mi abbiano detto: guarda Giovanni, resta qui, rivediamo un po' il compenso, rivediamo un po' il rimborso, vieni qui, resta qui anche gratis. Non mi hanno detto niente di tutto questo, mi hanno solo detto: guarda, ci abbiamo fatto altre scelte. Dopo 3 anni che ero lì, mi è dispiaciuto, e lì però mi ha fatto aprire tanto gli occhi, soprattutto dal punto di vista calcistico, dove veramente io pensavo di aver trovato una famiglia quando in realtà non era così. Mai restare dove non siamo apprezzati, sai Gio? Esattamente. Ma quindi, Giovanni, ma curiosità, l'anno che hai fatto più gol, quanti ne hai fatti e dove? Ne ho fatti, vabbè, ok, ti dico, ne ho fatti 30 in prima categoria, avevo 18 anni. Ok, ne ho fatti 23 a Caldiero, o comunque mi ricordo bene anche quei 20 che ho fatto quando ero a Rovigo, però se ti dico, quelli di Caldiero sono quelli che mi sono rimasti più dentro, insomma, perché sono risentiti e poi avevamo anche un bel gruppo, quindi ti dico 23 di Caldiero. Nonostante io Caldiero abbia il ricordo più bello e più brutto della mia carriera calcistica. I vecchi amori, gli amori sono così, tanta gioia e tanto dolore, è normale. Comunque una cosa che mi ha colpito ieri a fine partita è stata questa, no? Queste cose si vivono sul campo, no? Cioè io ero con voi praticamente, perché facendo le foto a bordo campo sono stato lì, sentivo anche le frasi che si dicevano tra giocatori, qualche screzio che c'è stato, che ovviamente non si riferisce, perché magari ci si manda amichevolmente a quel paese. Però poi, finita la partita, la cosa simpatica è stato il clima che c'è stato, perché insomma c'erano un sacco di ex che giocavano nelle due squadre, Zanella del Montecchio aveva giocato con voi e voi, cioè, non c'eri solo tu come ex, ce n'erano altri. Quindi c'è stato questo simpatico abbracciarsi e salutarsi a fine partita, cioè tra di voi nel campionato di eccellenza a questi livelli siete molto amici, mi pare di capire, vero? Io sono fatto così, io finché sono in campo è normale che do tutto, poi appena l'arbitro finisce, quello che la persona che è mia amica, mi fermo anche a parlare, a ridere, a scherzare, nonostante certi possono vedere non di buon occhio questa cosa qui, ma a me diciamo Giovanni che tra mercenari vi trovate bene, caspita. esattamente. Si capiscono. Guarda, purtroppo non ho mai giocato a calcio per soldi. No, tranquillo, guarda Giovanni, non ne conosco uno che gioca per i soldi, tutti pappa siamo, veramente. È incredibile l'amore che c'è per lo sport e il calcio. No, sì, ho avuto opportunità che ho rifiutato perché io sono molto sentimentale, ero sentimentale. Certo, sì, basta. Sì, ne conosco tanti come te Giovanni, sei fantastico veramente. Tutto quale sentimenti. Si vede, si vede. Anche oggi il tempo, cara Fede, finisce qua, quindi come esatto. Chiudiamo tutto questo? Intanto ringraziamo il nostro ospite di oggi per essere stato con noi. Ringraziamo Federico Formisano per la sua costante presenza. Bene. Ricordiamo a tutti quanti di seguirci sul canale LP Network di YouTube e anche sui nostri social. Ringraziamo anche il pubblico a casa che ci sta dando audience, e questo ci fa dare entusiasmo nel continuare. E tante soddisfazioni. E tante soddisfazioni. Ricordiamo a tutti che ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle 17:30, sempre su TVA. Grazie e arrivederci a tutti.